Credetemi, cari e buoni comaschi, che la sistemazione di un centro di città italiana equivale all'opera sapiente di un bravo chirurgo. Col vostro agitarvi senza una ragione, vi renderete simili a un paziente che intendesse guidare la mano del chirurgo mentre sta per eseguire una difficile operazione. Bisogna sentire l'orgoglio di una eredità gloriosa senza rinunciare a vivere di vita propria. Queste erano le parole di Giuseppe Terragni, l'architetto razionalista, che rispondeva così alle critiche sollevate anche dalla stampa locale per le sue costruzioni, per la sua architettura ritenuta troppo moderna e in contrasto con la storia della città, che stava cambiando alcune porzioni di Como negli anni 30, proprio con l'opera di Sant'Elia prima come progettazione, di Terragni soprattutto dopo, nella Casa del Fascio, il Nova Comum e il Monumento ai Caduti, avevano una fisionomia completamente diversa. E noi dobbiamo essere orgogliosi di questo patrimonio architettonico cittadino, anche se il razionalismo è poco conosciuto dagli stessi comaschi. Ma qualche cosa si sta facendo. Oggi l'apertura per l'estate dell'asilo Sant'Elia, opera di Giuseppe Terragni in via Alciato a Como, è un piccolo primo significativo passo verso un riconoscimento anche a livello internazionale del patrimonio dato dal razionalismo. E Amelia Locatelli oggi ha tenuto proprio a battesimo questo momento, un percorso comunque molto difficile per arrivare a questa apertura. Devo dire che l'apertura dell'asilo è stata preceduta dalla creazione di questo protocollo di intesa tra il comune e appunto la Terragni, promossa dall'assessore Marco Vitti, proprio nell'ottica di valorizzare tutto il patrimonio razionalista comasco e di richiedere poi un riconoscimento UNESCO come patrimonio dell'umanità. Da lì si parte, perché tenendo conto di questo protocollo abbiamo poi portato in giunta l'ipotesi di affidamento all'asilo Terragni dell'asilo Sant'Elia in quelle fasi in cui non è abitato dai bambini, che comunque sono giustamente presenti, perché la struttura di opera d'arte nasce come asilo. Magari le difficoltà burocratiche sono state piuttosto complesse, ma non ci sono state, se non ho capito male, difficoltà invece da parte degli abitanti del quartiere, di chi questa scuola la gestisce, la vive, vero? Certo, no, innanzitutto diciamo che la direttrice scolastica ci è stata di grandissimo aiuto e ha dato subito in una ossa, intuendo l'importanza di valorizzare anche l'aspetto artistico proprio del luogo. Tant'è che adesso ci saranno dei corsi di aggiornamento sul personale scolastico e anche sui bambini e le famiglie, in modo da far capire loro che vivono veramente nell'ambito di un'opera d'arte. La gente del quartiere ha partecipato, abbiamo fatto incontri con l'assemblea di zona e l'architetto Terragni. Loro avevano già fatto un progetto di recupero dei lavatori che stanno qua di fronte e io li ho presentati in modo che potessero scambiarsi delle idee, delle opinioni, e speriamo che anche quella parte possa essere oggetto di recupero in tempi non lunghissimi, in modo da valorizzare tutta quest'area e da renderla, ridarla ecco, al quartiere come veramente un luogo di incontro importante.